Buongiorno a tutte, ciao, buongiorno a tutte, allora e a tutti, nuovo video vlog, non so quanto riuscirò a riprendere ma spero il tutto possibile, anche se non tutto quanto quello che faccio, ma ci provo nel mio piccolo. Allora, niente, nuovo video vlog e nuovo video, non so di che cosa farò perché adesso sto facendo il letto e quindi niente. Voglio fare il letto con voi e poi andare a scuotere la lenzuola nella veranda, perché qui da questa parte, come vedete, ovvero di qua, non è possibile perché sennò mi si appiccicano un sacco di insetti. A me anche no, non mi va. Comunque niente, adesso io faccio questo bel video vlog lungo una quaresima, ma so che vi piacciono quindi li faccio volentieri. Il problema adesso è dove poggiarvi, però vi poggio dove capita. E niente, adesso prendo questo copertone gigante quanto una casa e provo a fare il letto. Allora, no, la coperta non deve toccare in terra perché non voglio che mi si rovina. Già l'ho lavata 2 o 3 volte, anzi me l'ha lavata mia nonna. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Allora, vi dicevo, sta coperta che vedete voi qua, questa, me l'ha lavata un sacco di volte, ma non voglio sporcarla, quindi evito. Sempre se non mi cade, guardate com'è messa in limice, io non lo so, vedete? Non so cosa si vedrà, ma è messa bella in limice, io non voglio di star lì a sporcarla, quindi devo stare attenta con me. Ma come la faccio toccare in terra? Non devo proprio farla toccare in terra, niente. Stavo sistemando i, come si chiamano, i cassetti del mio comodino, vedete? E lo sono un po' disordinato, ma chi se ne... Non voglio essere troppo schiava dell'ordine, non voglio essere troppo maniacale. Ce n'è di peggio, ma io basto e avanzo. E niente, adesso io mi prodigo a pulire un po' a casa. Già, ok, e niente, aspettate, devo cercare di, come si dice, non lo so, aspettate, ok, ci sono, ho spento la TV perché sto vloggando, se no non mi fa fare niente. Che giornata un po' così, però vabbè, la giornata è quella che è. E niente, allora qua c'è un buio accidentale, proprio non si dice mai così. Allora qua devo aprire un po' la finestra perché non è il massimo. Qua devo anche chiudere la porta perché non mi piace il troppo buio. E qua devo chiudere la porta. Non fa più, non cigola più con prima perché è un po' aggiustata, un po' cigola. Vabbè. Dettagli. E niente. Scusami,
con questa sedia non è che riesco a pigliare molto il coso, a fermare la finestra per non farla sbattere, però vedete che c'è questa sedia in mezzo alle scatoline, non riesco a, come si dice, non riesco a posizionarla bene la finestra, vabbè non importa, adesso sentirete un po' di strallatto però, di chiasso, ma ho bisogno di fare il letto, quindi sentirete un bel po' di frastuono, di rumoraccio. Ragazzi, abbiate pazienza, ma non so come fare altrimenti. E voi come avete passato la giornata, cioè la nottata, voglio dire? Io ho dormito bene, ma non tanto, perché era sempre, vabbè, mi devo mettere attaccati alla batteria perché state già scarichi, aiuto. Io me l'immaginavo, non so come, ma sto cavolo di telefono non dura un Kaiser, la batteria come sempre si deve scaricare, mannaggia. E niente, perché si deve sempre scaricare questa batteria, vabbè. Ecco qua, io tento qua di mettere da qualche parte, ma ne dubito che riuscirò a registrare come voglio io. Allora, nel frattempo mi metto qua, se mi riesce, non ho detto di sistemarvi un po', allungo un po' il bastone del selfie, perché con questo che io mi arrangiucchio, no, neanche per parlarne, vabbè. E niente, non ce la faccio proprio. Boh, vabbè. E lo so, non sembra un video fatto bene, ma mi devo arrangiare perché non c'ho altro io per registrare. Comunque io proseguo con il mio farelletto, perché altrimenti qua non se ne esce via. E quindi non se ne esce via, nel senso che non riesco a fare letto se non mi trovo. Quindi nel frattempo voi state lì. Anche se non è bello con questo play dall'altra parte, no? Editare il video non è facile. Io sono anche un po' una capra nell'editing, lo ammetto. E sono... Non riesco a editare bene i video, così devo dire. Non riesco e basta. Quindi lo lascerò così oppure non lo so, vediamo. Allora... Dunque, sperando che riesca a editarlo questo video, di mettere un po' di musica continua, se mi riesce, non è detto, se no lo lascio così, perché c'è molto lavoro dietro a un montaggio di video, e voi lo sapete meglio di me, che non è facile fare i video. Cioè, registrarli è facile, ma incastrare tutti i video, clip, è un'altra cosa. Già, e questo è. Allora, nel frattempo qua metto il mio bel pigiamone. Peccato che non c'ho Primark qua in Sardegna, ragazze, altrimenti avrei fatto un sacco di svaligiamenti di Primark. Avrei svuotato metà Primark, perché ho visto che Primark ha cose belle, ma anche non solo Tiger bellissima. Ma sta registrando? Yes, ok. Perché ogni tanto ho come la sospetta che non registri nulla. Invece per fortuna la batteria l'ho messa a posto, ovvero sta caricando la batteria, sta, come si può dire, sì, insomma, sta cercando di caricare la batteria con la poca batteria che gli rimane.
dato che ogni volta si scarica che è un macello per fare il video, buonanotte, non lo so, quando guardi il video si scarica non battibaleno, quando invece devi fare idem è lo stesso, quindi non lo so cosa devo fare, lasciamo stare, va, è meglio già. Dunque mi abbasso perché devo vedere di non farti vedere la mia bella testolona. Allora, dunque, sono qui ragazzi, e che sto cercando di completare il mio letto perché non mi piace che voi vedete il letto in disordine. Vabbè che l'avete visto prima, perché dovevo fare il farvi vedere che facevo il letto e altre cose, vabbè. E adesso viene la bella, devo spolverare, ma non ho voglia, quindi non lo so come posso fare. Devo vedere anche la batteria residua che ho, mi sa che è poca. E sì. Allora, non so come fare. Massimo mi faccio dare foto e neanche. Perché la batteria è... ve lo dico a fare quella che nulla, io spolvero, poi vi avviso quando ho spolverato perché poi non è così sporco, dai. Vabbè, niente, ok, a dopo, ci vediamo. E nulla, dunque vi dicevo, ho fatto il letto, lo potete ben vedere anche voi, potete ben vederlo, però non ho ancora spolverato, non so neanche se riuscirò a spolverare perché è un tempo veramente di merda, ma non per il tempo, più che altro perché sì, anche mettete un po' che non ho voglia, ma boh, non ho idea di come fare per farvi vedere che voglio farvi vedere come pulisco le... vabbè, avete già visto altre volte, però ero interessata a farvi veramente vedere come spolveravo. Vabbè, niente da fare. Già. Dunque, sto utilizzando i prodotti, quelli che mi ho comprato in farmacia, che costano veramente una barca di soldi, però ne vale la pena perché mi fanno veramente una pelle, non dico da bella gnocca che non sono, però mi sta bene così, non mi fanno la pelle super liftata, ma mi danno un giovamento migliore di quello che avevo in passato, perché in passato, dico un giovamento migliore, cosa sto dicendo? Insomma, mi aiutano un po' a stare meglio con la mia pelle, perché prima ero veramente inguardabile, avevo un sacco di brufoli, punti neri e punti neri anche qua sul naso, qui, insomma dappertutto. Quindi ho dovuto necessariamente vedere un po' cosa potevo fare con, come si dice, con la mia pelle. Ho preso seri provvedimenti, adesso sto cercando di curare la mia pelle o con le maschere o con trattamenti, detergenti viso, latte detergenti, tonico o altre cose. Nulla, questo è quanto. Sì, ragazze, questo è quello che volevo dirvi fino adesso. Poi cos'altro posso dirvi? Che finalmente mi sta piacendo con le maschere della Garnier, quelle della Garnier Skin Active Hydra Bomb, buonissime, mi piacciono da morire. E altro? Nulla, basta ragazzi, io mi sa che vi lascio qui perché non so altro come farvi vedere altra roba. Casomai vi dirò come pulisco casa, perché vi farò un video a parte, perché se ne faccio uno lungo adesso non so come mettervi a spolverare, a farvelo vedere, perciò c'è che la mia batteria dura niente, appunto, quindi nulla, posso anche spolverare e poi dirvi che ho... vabbè, che ho spostato tutti i ninnoli, vedete che sono qua, ninnoli a destra, ninnoli a manca. E niente, questo è quanto. Ciao.
No, perché non posso farvi vedere nulla, ragazze. Non, forse non ci siamo capiti. Forse voi mi avete capito, però sì, senza dire forse. Mi avete capito, però non è questo il punto. Che ho con la batteria a terra. Ecco, bravissime. Non riesco a farvi vedere tutto per intero la mia giornata. Forse posso farvela vedere per pezzettino a parte, senza che vi faccia vedere veramente cosa faccio, però descrivo anche se non è una descrizione valida perché vi devo far vedere, vi devo fare l'azione del computer di ciò che faccio durante la giornata, ma a sto punto mi piace solo parlare, cioè non che mi piace, mi piacerebbe farvi vedere ciò che faccio, ma mi tocca fare il parlato, ovvero raccontarvelo. Vedete, ogni volta la batteria, se mi vedete sfocata, è perché si chiude. Quindi mi tocca per forza di cose. Dov'è? Aspettate un attimo. Qui è veramente una apocalisse, sta cavolo di. Una tragedia, questa maledetta telecamera. Non telecamera, questo di la batteria del telefono è una. Non vi dico cosa mi sembra. Sembra di tornare a quando c'erano i telefonini, quelli di una volta. Vabbè, questo non voglio fare un paragone stupido, ma ci siamo quasi. E niente. E quindi questo è. Allora, ho riagganciato la batteria al telefono, sperando che. Sperando che me la carichi fino a stasera, perché temo che stasera, anzi, senza temere, è così. Credo che stasera verso le 1-2 e carica, perché questo si mette troppo a caricare, non so cosa vuol dire, però vabbè, niente. Allora, ragazzi, io adesso pulisco tutto quanto e poi vi aggiorno a breve, ok? Faccio così perché se no non riesco veramente a vloggare. Vi racconto la mia giornata man mano che faccio altre cose. Dopo videoclip, vari spezzettoni di video. Non è che c'è un videovlog fatto seduta perché non so come spostarmi, quindi abbiate pazienza, ma ribadisco, ho la batteria a terra del telefono, quindi quando guardo video è così, se ne va tutta quel paese a fottersi. E niente, io basta. Vi lascio qua. Che devo fare? Pulisco camera e tutto quanto, cerco di dare una manata a mia nonna e poi vi descrivo tutto più tardi, ok? Vi aggiornerò più tardi. Un bacio, a dopo. Perché devo mettere stop al video perché vi aggiorno videoclip dopo videoclip, ok? Presto, ciao ragazzi, a dopo. Rimanete sintonizzati, tanto durano ben poco questi videoclip. Poco. No, sono a pinocchio perché non è vero, vabbè. Allora, ciao ragazze, eccomi qui. Sono ritornata e niente. Allora, ho appena spolverato tutto. Non ho spolverato proprio tutto, tutto, però. Insomma, ho spolverato i comodini, il comò, la scrivania e niente. Allora, il pulivetro con lo strumento della Dexal, che adesso non mi ricordo da quanti di millimetri è. Non so come si dice, comunque, insomma, da quanti millimetri e niente, cosa dirvi? Stasera penso che farò altre cose, ma non ho idea ancora di cosa. E quindi non so se guarderò Tempesta o meno. Poi c'è, ieri c'era per esempio, c'era Distretti di Amburgo 21. Oltre ad essere c'è Distretti di Amburgo 21, c'era, no, Tempesta non c'era, c'era, non mi ricordo comunque. Ieri ne ho guardato, sì, vabbè, tutta la serie di soap opere, a partire da Una vita, Beautiful, tutto quello che ne metta. E poi mi sono guardata sempre a partire dalle 7 qualcosa, tutta una filata di Distretto Amburgo 21. Wow, mi sta piacendo un botto. Peccato che anche se ho Netflix non me ne faccio una scorpacciata, ma. Non mi fa impazzire a me Netflix. Voi direte, ma no, che dai, che bello. Lo so che è bello per voi. So benissimo quanto vi piace. Ho tante idee che vi piacciono, ma a me piace di più la Rai, la Mediaset, Italia 1, tutti quei programmi che trasmette normalmente la TV, a partire da Iris, la 7, tutte queste cose qui.
Ma Netflix non lo so, perché tra un po' lo metteranno a pagamento, se non è che è già a pagamento, ma spero di no, perché ragazze, non c'ho voglia di pagare niente io per guardare la TV o per guardarmi un film. È vero, molti programmi nelle app della TV sono gratuiti, però non mi ricordo come si fa. Ho la password di casa mia, potrei accedervi dall'app, ma ogni volta devo rimettere la password, riavviare la televisione. Fare quel no, è un sbattimento di palle anche, no? E quindi di conseguenza guardo sempre quello che gira e rigira per la TV. Tipo, ieri c'era come un delfino, sì, c'era come un delfino e mi ho guardato quello finché poi non è finito del tutto. Ma penso che oggi viene a essere un'altra serie, ovvero un altro episodio di Ma come un no, ma come un delfino, no? Come un delfino, no, ma come un delfino, con l'autore, tra l'altro, Raoul Bovar, mamma mia ragazze, cosa andare col tipo? Altro che, va bene, adesso non vorrei dire brutte cose, però, in confronto, mettiamo in confronto Raoul Bovar con Corona, come si chiama? Fabrizio Corona, chi è più bello tra le due? Fabrizio Corona, lo so che lo dite, dai, a chi non piace. Però io tifo di più per Raoul Bova. Raoul Bova è bellissimo, wow, top, fantastico. Non ce n'è, mi dispiace per voi, ma a me piace troppo Raoul Bova. Vabbè, è per le ragazzine, ma anche le donne, chi che non piace? Tipo Gabriel Garco, wow. Se mi chiedete alcuni, sei fidanzata? No, no, non lo sono. Cioè, senza pensarci 2 volte, non sono fidanzata. Però non sarebbe male se trovassi qualcuno che sia decente, perché lasciamo perdere, ma con un argomento un po' dolente il mio, per quanto riguarda il mondo dell'amore, ovvero i ragazzi, quindi anche no. Perché no, vabbè, in passato sono stata fidanzata, però poi mi sono mollata dopo qualche giorno, se non mesi, perché no, mesi no, dopo qualche giorno. Io in amore sono un po' sfortunata, devo dire la verità, però no comment, perché sì ragazza, non ci voglio parlarne, non ne vado pazza per raccontare i miei fatti privati per quanto riguarda i fidanzamenti ambigui che ho avuto, un po' strambi, però vabbè, anche io non ho un carattere abbastanza facile, me lo riconosco. Comunque niente. Sì, sono stata bene con questi ragazzi che ho avuto, però no comment, guarda altro ragazzo, no comment. Allora, mi ha messo un burro cacao che è della Yves Rocher al tè verde, questo qua, non guardate le mie unghiacce, tanto troppo quelle di faccio quando ne ho voglia di farmele. Questo è Yves Rocher al tè verde, burro cacao, buonissimo, non lo disdegno perché me l'ho quasi terminato, anzi sta per terminare, quando lo termino del tutto lo scaverò, perché vedete che ce n'è veramente poco, 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 poco. Già, ce n'è poco. Comunque, se vedete che ce n'è poco è perché l'ho consumato quasi tutto, per non dire tutto del tutto. Il che vuol dire che mi è piaciuto da morire. Lo usavo sia per dopo mangiato che dopo cena, vabbè, insomma, tutti. Poi dappertutto, quando lo mettevo il rossetto che mi truccavo gli occhi e il viso, lo mettevo il rossetto e andavo di burro e buonanotte, me la sbattevo alquanto. Già. E altra cosa dirvi, oggi è domenica, innanzitutto buona domenica a tutte, per chi si fosse sintonizzato adesso in questo video, che non so quando pubblicherò, ma lo pubblicherò all'istante, dopo che ho finito di dirvi tutte le cose che c'era da dirvi. Nulla, ieri ero vestita con jeans Levi's, ieri avanti, non mi ricordo. E questi stivaletti qui, aspettate che mi pesco un attimo. Sono questi della Eval Soft, che sono wow, stra belli. Sì, lo so, non sono belli da far vedere così, ma al momento ve li voglio far vedere lo stesso così. E niente, mi sono piaciuti. Mi piacciono perché sono i miei preferiti e mi tengono caldo il piede, tranne che quando sono troppo ferma, quindi no. Poi una maglia che ho preso
mesi e mesi prima del maledetto coronavirus. Insomma, prima che ci fosse questa tragedia che ci riguarda tutti noi, ossia tutto il mondo, siamo andati a fare tanto shopping, tanto, tanto, tanto shopping con mia nonna, a prendere sia gli stivali per tenermi calda per l'inverno, un pantaleggings, sì, che pantaleggings, un jeans da Levi's e una maglia che mi avete visto un sacco di volte, un celestino color tulle, non so come vorrebbe vedere, comunque ha la tasca da questa parte di qua. E nulla, mi piace, l'ho presa a Maddalena, all'isola di La Maddalena, per chi non lo sa, io sono di Palau, in Sardegna, c'è Palau dei tropici, e invece c'è Palau, sardo, che io sono Sardegna, quindi di conseguenza dico è Palau, che c'è anche Palau in Sardegna. Comunque niente, a parte queste fesserie che vi dico, ma non sono fesserie, ma è la realtà. Io sono palese, anche se non sembra perché ho i capelli afro, ma non c'entra una mazza, ma è così. E c'è gente che mi chiede, ma tu sai l'inglese? L'ho un po' dimenticato, ma molte cose me le ricordo. Non tutte, ma ogni tanto mi esce una parola a casaccio in inglese, quindi qualcosa ancora riesco a masticarla. La pronuncia è buona, abbastanza buona, ma non sempre, perché tante volte mi dimentico quale pronuncia devo. La pronuncia che devo abbinare con la parola americana, perché il mio è una specie di americano pasticciato, ovvero imbastardito, però il mio inglese è abbastanza buono. Lo capisco sì e lo capisco no, dipende, ragazze, dipende da come voi mi parlate, da come un americano, ovvero uno mi parla, io riesco a capirlo, ma se un inglese è British, nada. Poco niente, devo sempre lì andare a leggere il vocabolario, capire quello con l'altro in inglese, praticamente sono una capra, devo dire la verità. Sì, sono bilingue, perché sono bilingue, però a volte faccio fatica a esprimere quello che voglio veramente dire, ma ci riesco comunque a parlare. Francese, come sono messa? In francese sono messa piuttosto bene, ma non benissimo. Insomma, lo so leggere, so pronunciarlo bene, ma anche lì no comment, perché insomma, sì, lo so scrivere, so parlarlo, non lo parlo proprio a pane e formaggio, a pane e acqua, come si suol dire, proprio papale papale, ben masticato, ma qualcosa la capisco. Quindi qualcosa non vuol dire tutto, ma quel poco che mi hanno insegnato in termine modo elementare tra le superiori e le medie, un po' mi è rimasto impressa nella meninge, quindi nella mente, quindi riesco a qualche cosa ad apprenderla e anche a rispondere tante volte, non sempre, ma riesco. Mentre lo spagnolo non è che parliamo, perché lì sì, è tipo come il galloese, che un po' si capisce. Per chi lo vuole capire veramente, io capisco ben poco, niente. È un po' come l'arabo, ma non c'entra la mazza. Però per farvi un po' un confronto abbastanza stupido, che per me vi dicevo, aspettate un attimo. Allora, vi dicevo, praticamente lo spagnolo non è una lingua tanto facile da capire per me, ma non è neanche così difficilissima come non so che altro tipo di lingua. Ma mi piace tanto lo spagnolo, vorrei impararlo. C'è qualcosa, già la sapevo perché in passato ho avuto dei conoscenti, anzi delle conoscenze che mi hanno aiutato un po' a capirlo. Anche un po' pasticciato, ma lo capivo lo stesso, perché alcuni me lo traducevano anche. Il tedesco, mia madre, non so se aveva 8 o 9 in tedesco, non mi ricordo, era bravissima, tipo il saluto, alcuni saluti li capisco in tedesco, ma vabbè, dettagli, quelli non andiamo troppo oltre. Mi piace, a me il tedesco piace, ma preferisco di più il mio essere bilingue, ovvero l'inglese, non lo so perché la mia lingua preferita, ovviamente, come l'italiano, rimane a prescindere il mio preferito, l'inglese, quindi top, fantastico.
non fa una piega quello che dico, perché la verità, ragazze, l'inglese per me è top. Anche il francese non è male, ma ti preferisco di più a sua volta l'inglese, molto buono, molto sexy, tra l'altro. Già. Poi, per quanto riguarda il, come dire, cosa voglio dire? Spagnolo, tedesco, francese, inglese, tutte le altre lingue le lasciamo a chi veramente è più colto di me, devo dire la verità. Non sono ignorante, ma non sono neanche sta gran cervellona. Però se voglio imparare già so capire qualcosa, c'è qualcosa. Piano piano ne parlerò di altre cose che ancora non vi ho detto. Non tutto, ma qualcosa ne verrà fuori dal mio carattere, ok? Quello che vi devo dire ve lo dirò piano piano, perché alcuni di voi già mi conoscono da tempo e sanno già chi sono e come sono. Quindi breve vi farò sia il Draw My Life, che sarebbe il disegno della mia vita, come è cominciato il mio vecchio canale del 2013, 24 dicembre, perché prima mi ricorda a memoria come l'Ave Maria il canale che ho purtroppo perso, e adesso mi ricordo quest'altro a fatica, perché così vagamente mi sono scritta in questi periodi, sopra poco, in questi mesi, ovvero tra marzo e aprile mi sono scritta, o maggio. No, marzo e aprile mi sono iscritta di nuovo su YouTube, ovvero ho riaperto il canale, che tra l'altro non è che l'ho riaperto, è sempre nuovo, il vecchio, non l'ho perso, però voi direte come non l'hai perso? E allora dove è andato a finire l'altro? Allora, l'ho recuperato in parte, però l'altro oramai non ha più iscritti, voglio dire, non l'ho proprio buttato via. L'ho eliminato, ho eliminato i contenuti, gli iscritti, le visual, eccetera, eccetera, ma il resto è sempre lui. Voi direte, allora com'è che ti scrive a tutti i canali che eri già iscritta? Perché ragazze, vi ribadisco, io ho cancellato i contenuti. Di conseguenza, come ho cancellato i contenuti, anche gli iscritti. L'ho tolti perché non è che l'ho fatta apposta. Ahimè, mi è arrivato uno strike, o cos'è lui, la violazione di copyright, non ne ho idea di cosa sia, che anche lì ho pasticciato troppe cose nel canale vecchio che avevo, non so, non avevo neanche idea di cosa volevo fare, quindi buonanotte che l'ho cancellato. Cosa devo dire? Non l'ho solo cancellato io. Troppi copyright hanno fatto sì che mi hanno fatto stancare, l'ho cancellato e quindi l'ho rivoluto fare da capo, l'ho salvato, l'ho ripristinato, ma gli iscritti purtroppo, bye bye, l'ho persi. E quindi piano piano, non ho fretta, sto cercando di recuperare tutti quegli iscritti che avevo. Non tutti, perché non ce la farò mai tutti, ma se alcuni vogliono venire a trovarmi, quelli vecchi che avevo, siete i benvenuti, i ribenvenuti. Perché so che alcuni conoscono tipo Maria Cucina, Fede Chitti, non Fede Chitti, come si chiama? Vabbè, la Fede Chitti di Parma e l'altra Fede, come si chiamava? Vabbè, il vecchio canale che non era trucco, non era cucina ma era trucco e moda, fashion, canale di trucco e fashion, che adesso si chiama Maria in Cucina o Maria Cucina, non mi ricordo. Anche lei, per esempio, prima ha avuto modo di conoscermi dal mio vecchio canale. Ne ho 2 secondi, ovvero ho questo che l'ho recuperato, ma gli iscritti bye bye, appunto. E il secondo, dove io ci faccio le review, le recensioni di prodotti cosmetici per la cura della persona, e anche il video svuota la spesa, che ancora non voglio farne il video svuota la spesa perché non è un buon momento, non è neanche il periodo. Voi direte, ma tutti lo fanno. Sapete cos'è? Che poi non è che mi frega tanto delle critiche, mi frega che devo armarmi di, come si chiama? Pazienza, oltre alla pazienza, prendere i guanti, come dicono molte, pulire tutti i prodotti che io vi faccio vedere,
No, ragazze, è un casino registrare i video spesa. Non so voi, ma io non riuscirò mai a registrare i video spesa. A meno che non lo faccio io il video spesa, ma si vedrà, ragazze, si vedrà, perché finché non si torna alla normalità, e ribadisco, sottolineo, ci tengo a precisare, normalità di tutti noi, italiani e non italiani, ovvero tutto il mondo. Finché non si trova alla normalità, non lo so quando si tornerà e come si potrà fare. Allora, video spese andranno a ruba. Lo vedrete sfornare un sacco, registrare e pubblicare un sacco. Al momento non ne vedrete. Vedrete o video di trucco, o vlog, o ASMR o altro. Ma non parlate di video spese perché non ne vedrete finché. Lo so che sto aspettando, è impossibile aspettare fino a che non si faccia, che non si concluda questo maledettissimo, schifosissimo coronavirus. Però non c'ho voglia di fare video spesa finché non si torna tutto come sarà impossibile. Perché io già qua vedo gente che fa video, svuota la spesa con sti guanti, prende, fa quello con l'altro, disinfetta, perché il pericolo che corre, quello e quell'altro. No. Per poi per essere detta, ma prendi i guanti, scusa, perché fai così, perché fai colà. No. Non è per paura delle critiche, perché le critiche sono di pronte a tutto, a tutto. Andiamoci piano, sarei pronta anche a prendere i guanti, disinfettare la roba che metto a posto di fronte alla telecamera, eccetera. No, devo dire la verità, perché devo essere sciocca? Non c'ho voglia di fare video svuota la spesa. Li vedrete più là, ragazzi. Se li vedrete più là, anche se non, il video ancora non sarà andato via, lo vedrete più là. Non lo so quando, ma lo vedrete, va bene? Promesso, dai. Anche se non so come farò a promettervelo e a ripromettervelo, ma ci provo, dai. Chi ci fa la spesa a noi? Domanda se lo volete sapere, la spesa ce la fa mio zio, ovviamente, perché noi usciamo poco con questa cosa che si sa in giro del, appunto, coronavirus. Usciamo poco, esce più mio zio e ci fa la spesa lui. Non mi chiedete, ma non c'è nessuno supermercato da voi che vi porta la spesa a casa? No, c'è, ma non ci fidiamo perché uno non si sa se la consegna è gratuita. E due, non si sa chi ce l'ha, se sono veramente disponibili così come, si, o come ho visto negli annunci di Facebook e non solo di Instagram. Quindi non lo so. Preferisco più farmela portare all'Eurospin, presa all'Eurospin da mio zio e portata a mia casa la spesa, perché no, ragazze, non voglio impegnare troppa gente. Secondo me nonna ci basta di più mio zio, ma il resto va bene così. Niente, ragazze, allora, l'altra volta comunque già vi avviso che in farmacia sono andata io direttamente per prendere altre cose, ovvero i cosmetici, come dire, tipo fate finta questo della farmacia, anche se non lo è. Poi cosa ho preso? Quella crema, perché ho detto che era mia nonna. No, non è mia nonna che è andata, in realtà sono andata io. No, non mi sto sbugiardando, sto dicendo la verità, perché molte dicono, ma non puoi far andare tu a prendere la spesa? Sì, no, che non puoi andare tu direttamente, scusate, mi sono un po' confusa. Allora, sì, vado io a fare la spesa, ma non sempre. Più delle volte va quasi sempre mio zio o mia zia, dipende, ma neanche, perché mia zia è asmatica, quindi no. Ma ci vado io e mi basta così. O io o mio zio, facciamo a turno. Anzi, adesso più delle volte sta andando sempre mio zio, perché deve prendere cose per lui e per la moglie, quindi ci va lui. E quindi va bene, dove va? O Punto Simpli o Eurospin, dipende da dove capita. E ci va con la macchina, ovvio, perché lui Eurospin, come avete visto nei video vlog passati, di quando l'ho cancellato io, insieme al canale, ribadisco, i video svuota la spesa li facevamo insieme a mio zio, ma lui non c'era, era nella ripresa delle telecamere, ma anche io c'ero lì a riprendere. Oppure ci accompagnava mio zio, l'altro mio zio, che è quello che avete visto nei video vlog passati. E niente. Ok, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto. Grazie di seguirmi in tanti, sia qua su YouTube che su Instagram. Sono
Se volete seguirmi, io vi metterò il nome della pagina, no, del mio profilo personale, Melania Parsdale, perché Facebook non so se vi riuscite tutti a vedere, ma ho anche una pagina e due gruppi Facebook. Se siete interessati, almeno vi faccio un po' di pubblicità. Non so se la volete, ma io ve la faccio volentieri, perché ahimè, non so se dire purtroppo o per fortuna, sono generosa, non sempre, ma dipende con chi voglio io, alle volte, ribadisco, sono coccolosa, coccolona, coccolosa, vabbè, coccolona, e mi piace aiutare chi posso per quanto riguarda i social, ovvero se un canale è piccolo, come me, d'altronde, perché adesso prima avevo 1000 passi iscritti, adesso invece sono tornata di nuovo piccola, non che fossi chissà quanto grande anche prima, però. Il canale stava già cominciando a farsi un po' di spazio. Non dico ad emergere, però si stava facendo conoscere. Comunque, niente, ragazze. Questo è quanto. Per adesso è tutto, perché dopo ho video da fare di svuota la. No, ma che svuota la spesa? Prodotti finiti! Non è una marea, ma vabbè. Lasciamo perdere, perché sì, lasciamo perdere perché non sono pochi, ma non sono neanche troppi. Una via di mezzo. Bene, ciao ragazze, like, commento e fatemi sapere attraverso, che ne so, la condivisione, appunto, ribadisco il like, quello che volete voi. Anche chi non mi mette like o commenta mi fa piacere lo stesso. Invece chi mette like, tante grazie comunque, a prescindere. Bacio e a ciao, a presto. Buona giornata e sforno un altro video dopo. Registro, ovvero? Ovvero, prodotti finiti. Non so, ci saranno casa, non casa, vediamo. Ho anche tanti tag da fare. Ciao!